Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, la Juventus Under 23 perde ancora, vince la Lucchese allo stadio Porta Elisa. E che dire, ragazzi, così credo che la storia, cioè non si vada da nessuna parte, non si vada da nessuna parte. L'atteggiamento iniziale è stato negativissimo e contro una squadra, secondo me, di quelle non annoverate nelle strafavorite, una squadra con la quale, secondo me, la Juve deve necessariamente giocarsi dei punti. È una sconfitta che fa male un po' come quella con l'Arzachena, perché sono le partite perse con squadre alla tua altezza. È chiaro che qualcosa dietro non funzioni, oltre al portiere, ma questa è la mia battaglia che purtroppo continuo a perdere, non riesco a capire il motivo, nel senso che a me non piace assolutamente, però prendere 5 gol in due partite è qualcosa. Quando fai 4 gol in due partite e ne prendi 5, vuol dire che hai buoni propositi davanti, ma dietro qualcosa non funziona. Non è necessariamente negli uomini il problema, magari il problema è di schema o è qualcosa non funziona. Resta un mistero anche il continuo tenere in panchina Mavidi e metterlo poche volte a titolare, perché è un giocatore che continua a segnare ed è il miglior marcatore della Juventus Under 23. La Juventus che è partita molto male con la doppietta di De Feo al 20esimo e al 32esimo, la Lucchese si è trovata 2-0, poi Gregoris Kastanos è riuscito a trovare il gol del 2-1, nazionale cipriota, poi al 47esimo un calcio di rigore di Luca Sorrentino ha portato di nuovo la Lucchese avanti di 2 col 3-2, all'80esimo appunto Mavidi ha trovato la rete che ha portato risultato sul risultato finale, cioè di 3-2. Qualcosa non funziona nella Juve Under 23, ancora l'esperienza manca, ma non deve essere un alibi. Matheus Pereira 5 gol, Bonino 3 gol, Muratore 2 gol, Mavidi 2 gol più 2 in Coppa Italia. Secondo me non è l'attacco il problema, ma è la fase difensiva. Il centrocampo non fa filtro e la difesa non dà sicurezze, il portiere nemmeno. Quindi assolutamente, secondo me, la cosa da migliorare di questa squadra è la fase e il reparto arretrato, perché insomma davanti tutto sommato i movimenti dei giocatori ci sono. Chiudo qua il mio video. Dunque Lucchese batte Juventus Under 23 3-2 e ora ci aspetta una partita tostissima, anche se ad Alessandria, ma contro il Piacenza, e lì saranno azzaroli amari. Ciao ragazzi, al prossimo video.